tutti una cosa: ma come pensiamo di poter risolvere il problema dell'ISIS se ai tavoli a cui si dice di voler risolvere questo problema siedono quelli che danno i soldi all'ISIS? Come possiamo pensare che il G20, dove siedono Arabia Saudita, Turchia, che fanno affari con i terroristi, si possa pensare che in quella sede diplomatica si risolva questo problema? Certo, non è che noi abbiamo la coscienza pulita come Italia o come Europa, noi pure ci dobbiamo chiedere se siamo credibili. Noi non finanziamo i terroristi, partiamo da questo presupposto, per fortuna, almeno questo. A meno che non paghi la campagna elettorale a qualcuno, no? Non è così, per fortuna. Ma noi dobbiamo farci un'altra domanda: che rapporti abbiamo con i paesi che finanziano i terroristi? Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, la stessa Turchia che fa il doppio gioco a livello internazionale, che relazione abbiamo? A quei paesi la nostra Finmeccanica vende bombe, vende caccia bombardieri e vende armi pesanti. Pensate che si dice che in Siria alcuni dell'ISIS abbiano rubato armi ad Assad o ai ribelli anti-Assad. Ora lì la questione è un casino, però sostanzialmente c'è chi è contro l'ISIS e chi è l'ISIS. Poi quelli contro l'ISIS si fanno anche la guerra tra di loro. La Finmeccanica italiana aveva venduto caschi di puntamento per i nostri carri armati ad Assad. L'ISIS e le truppe anti-Assad hanno trafugato quei sistemi, quelle armi, oppure ufficiali di Assad, disertando, hanno portato in dote ai ribelli o addirittura ai terroristi le armi. Cioè abbiamo il paradosso che oggi con le nostre armi l'ISIS sta combattendo quella che si definisce la coalizione anti-ISIS. Allora come ne usciamo? Ne usciamo a tre livelli. La comunità dei paesi che vogliono combattere l'ISIS si può riunire a tre livelli: uno è l'ONU, uno è l'Unione Europea e un altro è l'Italia soltanto. Cioè quello che vi sto per dire lo possiamo fare sia come Italia, sia come Unione Europea, sia come ONU. Ci sono due cose da fare subito. La prima, una moratoria sulle armi. Basta vendere armi ai paesi che aiutano i terroristi. Per farlo esisteva una legge prima in Italia, la 185 del 90, che diceva una cosa semplice: se tu banca fai affari sulle armi, mi devi chiedere l'autorizzazione a me, Ministero dell'Economia e Finanze. Cioè che cosa significava? Che il Ministro dell'Economia si prendeva la responsabilità di autorizzare la vendita di armi a paesi anche che violavano i diritti umani oppure che foraggiavano i terroristi. Questa legge è stata derogata da una direttiva europea, guarda caso, e oggi il traffico è molto più libero. La possiamo benissimo ripristinare fregandocene delle direttive europee, o se vogliamo facciamo una nuova direttiva europea per cambiarla, e dobbiamo necessariamente bloccare le armi. La seconda cosa, l'ISIS è un gruppo di pazzi, di 80.000 guerriglieri, cioè un quartiere di Napoli, che fa un PIL o di Roma o di Milano, non voglio fare paragoni che poi... Che ha un PIL di 2 miliardi di euro all'anno, di 2 miliardi di dollari, che facendo dei raffronti è quanto il PIL della città di Lecce. Di questo stiamo parlando. Non voglio minimizzare, ma la voglio ridimensionare. Da cosa foraggia questi 2 miliardi di euro ogni anno, di dollari ogni anno? Dal traffico di petrolio. Perché guarda caso questi qua hanno fatto nascere il loro presunto stato intorno ai pozzi petroliferi tra Siria e Iraq. Se andate a vedere, questo stato presunto islamico nasce intorno ai pozzi, dai riscatti, che molto spesso vogliamo anche noi, dal traffico di opere d'arte in quella zona e dai paesi che vi ho detto prima che gli danno i soldi. Ovviamente non è che il Dipartimento dell'Economia dell'Arabia Saudita fa un bonifico ad al-Baghdadi, non è così semplice. Lì ci sono delle fondazioni che si chiamano fondazioni di carità, che intercettano i soldi dei ricchi sauditi e le danno ai terroristi. Quindi la cosa che possiamo fare subito, sia come Italia che come Unione Europea, è dire a questi paesi
voi o spegnete quelle fondazioni di carità, le disabilitate, non consentite più il traffico di soldi, oppure noi non facciamo più affari commerciali con voi e quindi facciamo delle sanzioni internazionali come sono state date alla Russia.